ormai la tradizione, quando non ci sono nevicate o scioperi vari, presenziare questo incontro a Milano, che è la mia provincia di residenza. Il generale Cassano ha già illustrato le storie di Mastro Giugo, io vorrei solo aggiornarvi sulle ultime vicende, sulle ultime nostre attivazioni che abbiamo avuto. Si sta concludendo il primo anno di celebrazione del centenario della prima guerra mondiale e siccome sono impegnato in diversi fronti, faccio solo un rapido elenco. Abbiamo iniziato qua a Milano, ce ne vanno già dal rettorato, nel mese di marzo. Abbiamo fatto una mostra sulla prima guerra mondiale alla Scuola Nautica delle Guardie di Finanza a Gaeta, che ha avuto un grande successo, grazie anche alla sensibilità del comando della Guardia di Finanza, che ci ha consentito di tenere aperta questa mostra per molti mesi. Abbiamo proseguito con cerimonie di gemellaggio per la seconda volta insieme alla Croce Nera Austriaca ad Asiago, due giornate veramente intense, molto belle, con tantissima gente. Il nostro museo storico di Salò ha cambiato la sua sede ed è passato nella sede museale dell'Università di Salò, che è guidata dal professor Giordano Bruno Guerri, quindi non credo che sia l'ultimo nato. Moltissime altre cerimonie che non sto a raccontare. L'ultima realizzazione è venuta proprio una settimana fa a Monferacchi, dove è stato aperto un centro di documentazione, studi e ricerche sulle missioni umanitarie di pace nel mondo.